Buongiorno ragazzi, oggi è iniziata col botto. Io e Givon siamo andati a fare il contratto internet, quando in realtà era più semplice del previsto, perché bisognava chiamare, perché alla Teba in negozio ti fanno il piano da 3 anni. Però col fatto che qua c'è dell'incertezza non me la sono sentita, quindi ho detto no Givon, chiedi se c'è tipo un anno, una cosa del genere. Bisognava chiamare il servizio appunto telefonico, quindi abbiamo chiamato e abbiamo fatto tutto, e oggi alle 5 vengono a installarmi, anzi viene a installarmi il modem. Allora mi sono chiesta quanti saranno eccetera, e ragazzi c'è cioè, una cosa fighissima che dovremmo fare anche in Italia, perché poi uno dice ma che ne sai che arriva il tecnico giusto, che è della compagnia giusta, cioè lo staff entra in casa. Qua vi mandano una foto del tizio, cioè per messaggi mi è arrivato tutto scritto, il piano tariffario e quanto devo pagare, che tra l'altro al mese sono 36.000 won, perché io ho detto senti fammi mettere quello veloce, almeno i video le cose non ci stanno problemi. 36.000 won sono 24 euro al mese, secondo me è onesto. Ora ripeto, io la prima volta vivo da sola, credo i prezzi siano giusti, quindi mi viene a mettere il modem e tutto. E appunto, a parte che mi hanno inviato tutto il messaggio, ma ora vabbè lo coprirò, ma c'è la foto del tizio. Scioccata questa cosa, scioccata, continueranno a scioccarmi. Tra l'altro oggi torna Ross, però non credo che Gucci se lo verrà a prendere direttamente oggi. E oggi volevo registrare il viralissimo strawberry makeup di Hailey Bieber. Però prima credo finisco di lavorare la copertina del video che deve uscire oggi. Mangerò, così poi sono a posto e appunto faccio il make up, poi arriva il tizio e finalmente abbiamo questo benedetto internet. Qui tra l'altro abbiamo piccino piccino, amore tutto spilacchino, l'altro è lì, eccolo qua. E tra l'altro ragazzi ho un update, nel senso il tizio del date dell'altro giorno abbiamo capito che purtroppo è un rincoglionito anche lui, e quindi vabbè, ciao via, meglio perderli che averli. Ho fatto una diretta ieri sera dove ho parlato di tutto l'argomento, vi giuro, un flusso di pensieri, di cose. Anche perché ricordatevi, se dovete voi stare dietro alla persona, di certo non è la persona giusta. Voi non dovete mai stare dietro a nessuno, cioè è l'altra persona che si deve ritenere fortunata se anche solo vi può parlare. Dovete avere questo livello di autostima e rispetto soprattutto, questo mindset. Non fa, a parte le sottone, ma non andate dietro a nessuno, ok? Ok, detto ciò, mi sono persa, qual era l'argomento? Ah, ok, l'altro giorno ve l'ho detto che sono rimasta chiusa fuori casa, il vicino carino è sceso e io sono entrata nel portone, ok. Ieri sera stavo tornando dalla passeggiata con Ami e l'ho rivisto che usciva, andava al convenience store, tra l'altro 47 gradi, ok, un po' rinfrescato ma sempre 47 gradi, lui col felpone e il pigiama tipo in pile. Ho adorato tutta questa fantasy, mi sono sentita un po'... Ho detto oddio, ma magari fa freschetto e sono io che sono tipo, non lo so, un serpente, sapete, un rettile che hanno il sangue freddo. Ok, quindi ho detto no vabbè, lo devo troppo vedere in faccia, quindi adesso torno su, lascio il cane, pulisco il cane, ho fatto tutto, scendo giù e faccio finta tipo di fumare così. E ragazzi, cioè ha un portamento elegante, però non riesco a capire chi è dalla chat del gruppo, quindi non si saprà mai. Stamattina tra l'altro mentre eravamo con Juan ho anche parlato con Jenna che stava al telefono, mi ha detto cosa ci facevi ieri sulla River da sola, ho visto che stavi, che facevi. È così tipo il mio posto nel mondo, quel posto. Il problema è che mi sono scordata che era sempre domenica e quindi era tipo pieno di gente, cioè pure la silent disco, cioè dai ora finisco di lavorare se no qua continuo a parlare. Ho appena finito di realizzare lo strawberry makeup, che in realtà non ho ben capito da dove nasca questo scalpore, perché ogni tanto escono questi makeup virali tipo il caffè latte makeup, il latte makeup, il caffè makeup, cioè tutto il bar, tutte le frutte, quello che vi pare, ma sostanzialmente cioè è un po' più de blush e qualche lentiggine, non l'ho capita sta cosa. Comunque vabbè, non l'abbiamo fatto, se poi vi interessa questo è il look, in realtà tipo quello che faccio io senza le lentiggini. Ora mi stavo domandando di una cosa, perché io mi ricordo che eccolo qua dietro ci dovrebbe essere l'allaccio del wifi, quindi io adesso mi dovrei mettere a togliere tutte queste cose perché credo poi il tecnico debba intervenire su questo, perché in teoria credo sia quello l'attacco. Attenzione, se poi il signor tecnico dovrà parlarmi e dirmi qualcosa
qualcosa, io avrò pronto il mio telefono, chiamerò l'aiuto da casa, perché ovviamente qua, allora, finché si tratta di parlare di cose basi, ce la possiamo fare. Tra l'altro stamattina stavo anche contattando la scuola di coreano a proposito di questa cosa, perché io gli ho detto in realtà vorremmo iniziare inizio ottobre. Mi ha detto: se sei già qui in Corea passa, così vieni a sentire direttamente qui. Non ho capito cosa mi devono dire, perché mi hanno detto tutti i prezzi, le cose, quindi vabbè, quando avremo tempo passeremo anche lì. Devo fare la cosa della canzone, quella che vi avevo accennato qualche tempo fa. Devo iniziare a buttare giù una sorta di tipo mini testo, e visto che dovrò scrivere in inglese dovrò un attimo applicarmi. In realtà non volevo scriverlo tipo prima in italiano e poi in inglese, perché non ha senso, alcune cose suonano direttamente meglio in inglese e via. Quindi proviamo. Ok, adesso dovete fare i bravi, perché il tizio per installare il wifi è arrivato prima del previsto. Pensate se io non ero in casa. E comunque ho notato che anche qui c'è la presa, quindi in teoria lo faccio mettere qua, anche se non ci sta niente. Cioè non c'è un banchetto, non c'è qualcosa. Però pace, cioè lo metteremo per terra e poi ce ne faremo una ragione. Quindi vediamo se mi dice che si può fare qua. Mettiamo alla prova il mio coreano e non lo so, vediamo un attimo. L'efficienza è imbarazzante. Cioè, ha fatto in silenzio coi cani. Lui, no, che ce ne ho, che ce ne ho. Coi cani addosso. Che io che cercavo di toglierli. Poi mi ha aiutato anche a settare. È venuto e mi ha detto: prova sul telefono. Cioè, probabilmente, perché tutto questo è sempre molto probabilmente, però è andato bene. Ho tipo questo fogliettino con tutti i dati, password, eccetera. Questo è il modem, che dovrebbe appunto essere col 5G. Che favolosa invenzione. Vi faccio anche vedere come stava lavorando il signore. Vi giuro che non ce l'ho fatto, cioè siamo noi pazzi. I pazzi. Vabbè. Plot twist di questa giornata, per fortuna che sono un po' truccata. Mi è arrivato un messaggio da... Vi ricordate la classe di ceramica che abbiamo fatto? Ecco un altro messaggio. Ora cominceranno a arrivarmi 8.000 messaggi. Mi ha detto che appunto la ceramica è pronta e che posso andarla a prendere. Quindi io con il mio bellissimo traduttore le ho scritto se posso andare oggi alle 6. Perché io, contando se prendo l'auto da qui per arrivare a Hongdae, ci metto circa una mezz'ora. Quindi sono le 5. Vado, vedo se hanno anche il liquido per la mia cacchio di vape, quello che devo ancora riprendermi. Con l'occasione appunto sto lì. Tra ceramiche ritirate, come avete visto, Rosalba è atterrata. Madonna, io sembra che sono stata al sole oggi. Rosalba è atterrata, quindi le ho detto: se vuoi io sono qua. Quindi l'aspetterò qua nel mentre mangerò. Dove sto andando a mangiare? In un posto che ho visto dall'auto l'altra volta. Ho detto: wow, io già lo conosco questo posto. Infatti c'ero già stata, perché è una catena, si chiama Gimbap qualcosa. Quindi ora lo vediamo, lo assaporiamo. In realtà è presto, però nel senso, che cosa posso fare se non questo? Ok, questo è il posto, è comodo perché almeno ordinate e ciao. Allora ho preso un Emium, una Sprite, un cider e un uovo. Non mettere in più, poi potete prendervi le cosine da soli. Questo è quello che ho ordinato, quindi buon appetito. Vai, cannellini a fare la pappa. Alla fine, dopo aver mangiato, mi sono incontrata con Ross, perché tornata dal Giappone mi ha detto: sì sì, adesso arrivo. Quindi ci siamo incontrate. Ci ho messo questo banchetto, almeno non lo lasciavo per terra, che ho paura che Gucci ci facesse qualcosa sopra. Ci mancava solo il cortocircuito con la biscia del cane. Comunque sono andata a ritirare le nostre ceramichine. Questa è quella di Ross, così domani gliela do. Cioè ci siamo viste, ma non c'aveva niente per portarsela via. Quindi questi invece sono i miei acquisti di oggi, perché ho comprato il liquidino del vape. Mi hanno dato questo. Boh, non ho ben capito che gusto sia. Ci ho messo la rinfusa dentro, ma non è che mi piaccia molto. E questo appunto è il mio piattino di Kurami. In realtà è venuto molto carino. Poi vi ricordate c'è scritto il 7 lì, perché era uscito 7 di JK. Qua anche non si vede, ma c'è scritto JK7. Quello di Jenna è stato messo qua al sicuro sotto al gatto. È il più carino, se posso essere onesta. Quindi finiamo adesso di far mangiare questo gnomino cagnolino. È vero amore? Così possiamo andare a fare il nostro
direttino. E poi mi struccherò, mi farò la doccia, solite cose, e mi goderò un po' il mio wifi. Fin quando lo date per scontato, non ci fate caso, appunto. Ma il wifi è importante. Cioè, adesso sono entrata, mi si è collegato il wifi, cioè in realtà dall'ascensore. Quindi ho detto wow. E poi quando me ne sono andata prima di casa, continuano ad arrivarmi i messaggi. Io ovviamente poi li traduco. E c'era scritto: abbiamo fatto il test per la sua connessione, la connessione risulta, perché io ho tipo 500 mf, tutta qua cosa strana, e risultava tipo quasi appunto totale come velocità, perché lo sapete che a volte prende un po' male, eh? Invece perfetta. Quindi cioè sono soddisfattissima. Cioè saranno i 30 euro ma io spesi di tutto il mese. Ne approfitto ora che mi sto struccando per fare la mia bella mascherina di Yetta. Questa qui la applico su tutte le zone un pochino da trattare. Ho già fatto la mia doppia detersione, ho già messo il mio siero. Se la fate due volte massimo a settimana e siete a posto. Poi mi piace metterla con le mani perché ha una consistenza super cremosa. Guardate quanto si spalma bene. E tra l'altro, come sempre, sul sito trovate gli sconti se applicate il mio codicino. Ma stavolta in più avete anche un regalo, perché avete la mist idratante, quella che mi vedete sempre portare in giro, che mi spruzzo pipipipi. Soprattutto d'estate è bella rinfrescante. Così se volevate provarla, almeno è un'occasione, ce l'avete gratis. Quindi a parte vi lascio scritti i dettagli qua in sovraimpression, così semplicemente aprite l'info box, cliccate sul link e vi rimando direttamente al sito. Buongiorno ragazzi, vi starete chiedendo cosa è successo? Ha messo il dito forse nella presa elettrica? Beh ragazzi, che dire, ieri sera cosa sbagliatissima, sono andata a dormire con i capelli bagnati, umidi tanto, non proprio bagnati, però comunque non è stato intenzionale, nel senso mi sono sdraiata e ho detto sì ok adesso sto un attimo al telefono, poi mi alzo, mi asciugo i capelli. Sì, lo sappiamo tutti come è andata a finire. Purtroppo io appena tocco una superficie mi metto a dormire. E quindi questo, vedete, questi sono i miei capelli naturali. Tipo verso le 5 mi incontro con Lara e è già tipo l'una. Quindi adesso scrivo a Rossa se vuole venire a prendersi i gucci, ok, altrimenti io non riesco a muovermi. E poi appunto devo anche capire cosa fare con sti cosi. Pranzetto di oggi, avevo da finire il surimi e mezza scatoletta di tonno, quindi ci ho messo anche un cetriolo, un po' di maionese, i cracherini e penso poi mangerò questa barrettina. Qua cosa posso... Allora, o continuo a vedere Kindland o i Cesaroni. Ragazzi, passo adelante, lo sto tenendo tipo per ultimo. Siamo entrate. Ragazzi, io ho notato che ci stanno le cinture. Cioè, a sto giro io me la sto mettendo. Anche la ragione da me. Bravissima. Ho tolto l'acqua perché non vorrei. Siamo pronti. Ma tolto la cosa. Al mare, che mi porto sempre nonna, certo. Sempre nonna a me, come per... Sto facendo uno spuntino con l'uovo e il riso. Sono le 2 di mattina, me ne sono accorta adesso, ma non ho proprio sonno, zero. Infatti adesso vado subito su Disney Plus, sempre se si apre il tutto, perché mi è venuta voglia di rivedere Hercules. Così, a caso. Poi devo finire di fare la skincare e devo fare anche le storie. Contando che in Italia sono ancora le 7, quindi sono in tempo per la mia giornata lavorativa. Buongiorno, altro giro, altra corsa. Oggi devo andare a riportare il signor Guccino, quindi con l'occasione mi sono sistemata. Non sapevo come aggiustare sti capelli, quindi orribili in realtà, non mi piacciono. Però va bene lo stesso, ormai li ho croccati e così rimarranno, pensate un po'. Outfit, eccoci qua. Quindi ora preparo tutte le cosine del signorino, così vado a casa di Ross e poi da lì partiamo, andiamo a Soul Forest, perché questi giorni, sperando che ci sia ancora, perché noi di solito abbiamo una puntualità leggermente discutibile, comunque ci dovrebbe essere il caffè tipo pop-up a tema Jack in the Box per l'album insomma di J-Hope. Quindi andiamo a dare un'occhiatina. Sono andata a Soul Forest l'altro giorno, mi sono completamente dimenticata di questa cosa, quindi gli ho detto dove andiamo, dove non andiamo, qui. Proviamo. Il signor Gucci è stato riconsegnato. Ma mi è stato consegnato questo. Un gift from Japan. Sperando che questo non unge i capelli, no, ma l'amica dice di no. Mi vedi molto. È top. E che cos'è però? È una cera. È cera, però non lo so perché non ti unge. Ti unge. Non lo so. Vabbè, il Giappone. Il Giappone con i oltre ad avere i cosi che ti puliscono le orbite. Che ho scoperto che c'è anche in Italia, ma chi lo sapeva? Sì, ma come si... No, dobbiamo capire come usarlo. Cioè, no, perché dai, io li vedo i video di quella che fa...
ma gli esce poi tutto il... Vabbè, magari se lo inventano però. Cioè, però a me non si attaccava, hai visto? Cioè, esplodeva tipo. Non so come fare. Bisogna provarlo. Queste fino ultimo, hair mask. Non è pappa, non è pappa. Le ho prese tre. Quelle. Però ci sono su Coupang, ma costano di più. Cioè, in Giappone costano tipo 7000 won, l'equivalente, perché okay. 9900 yen, sì. Che sono tipo 7000 won. Ok, no, non io yen panico. Proprio qua. Tra euro, yen, won stanno esplodendo. Qua su Coupang costano tipo... Vabbè, 7000 won sono tipo 6, no, meno di 6 euro, sono tipo 5 sì, euro. Sì, ho preso anche ricarica. C'è una zanzara, morta. Ok. Ricarica olio, questo qua. Ah, quello che vedi ovunque, quel coso. E ora andiamo in missione passeggiata. Beh, oggi le vostre amiche non sono arrivate in ritardo. Almeno quello, ragazzi, ci siamo, ci siamo. Non so chi sia venuto a questa idea, ma guardate che bellissimo ragazzo. Bellissimo. Oh, hanno un succo di anguria. Adoro, vediamo cosa ci offrono. Vediamo, vediamo. Ho detto, non siamo arrivati. Ovviamente, raga. Siamo arrivati in tempo solo per vedere il fuori. Però non c'era più niente di brandizzati dentro. Ma qua tanto è piano di. Tutti televisioni, c'è il vinile. Ah, è vero. Perché pensavo che era dentro. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Faremo finta di esserci. Comunque, cerchiamo un altro. Decidiamo di andare qua. Guardate che carino. Rosalba, è chiuso. E invece è bello. Però che carino. Questo l'avevano cambiato, cioè hanno messo quello di... Che era My Melody l'altra volta. Bellino. Vediamo cosa ci offre, cosa ci offre. Ecco cosa abbiamo preso. Un orsetto che dorme. C'è un gruppo di sonno sulla culetta. Questo che era il succo di qualcosa. Boh. Il mio è un orsetto che si fa un bagnetto. Ovviamente è un orsetto con tantissimo guadaricchi. No, questo è un busto. L'ho amputato, È stato amputato. Oh no, c'è la plastica. No. Allora, noi siamo l'incubo di tutti. Questo cioè è proprio gnocco, capito? Come te lo spiego? È proprio thick. Decapitiamolo. No, neanche più Nick quasi senza testa, non c'è. Camminando siamo arrivati a Sansu perché la vostra amica doveva vedere il cartone pubblicitario di JK, ovviamente. Ma dove fai fare niente? Quindi con l'occasione un po' di attività, un po' di buona vista, nel senso non fa mai male. Vediamo se riusciamo a trovare questa cosa. Dovremmo essere abbastanza brave in realtà. Guardate che bello! Beh, che dire ragazzi, stanno un po' di fili, ma magari vedo una prospettiva migliore. Niente, sta un filo anche qua. Forse era meglio qui. Qui. Ok. Dove siamo arrivate? Palazzo Dior, dove la gente purtroppo si fa solo le foto davanti. Appuntamento qui, ci state almeno 6 ore a farvi le foto tra tutti e due. Il photobook con le cose della Disney. Ma che carino. Oh, ma 71 are here. Sì. Oh. Ah, sei nuove. Tutto rotto la vita. Carina. Siamo finite in questo posto, Chacha Italian Restaurant. Siamo solo noi. Se vuoi fare un esame della vista nel mentre vuoi usufruire del servizio, proviamo questa pizza. Questa pizza margherita. Magari scopriamo un posto non all'hotel. No. Perché Marione purtroppo. Esatto. Marione ci ha rigettate. Ha detto proprio. Fammi una X. Quindi niente Marione e la prossima volta proveremo un altro ristorante italiano. Quindi proviamo. È successo. Allora, si muove. Non c'è paragone con quella di Marione. Ma è cruda mi sa. Vabbè. Niente, quale ce l'ha con questa cosa, però effettivamente.
Cosa succede quando ci cacciate dai vostri locali? Come siamo... ma non c'è, no. E il prezzo è uguale più o meno, no? Allora, che essere obiettiva, se era un po' più cotta, non è neanche male, attenzione. Perché questa assomiglia un po' più a quella romana che piace a me, ad esempio. Però... Solite cose, sono tornata a casa, ho portato già Ami, ho lavato i piatti, quello che c'era da fare, ho passato l'aspirapolvere e ho anche lavato per terra. Così abbiamo debellato il povero cuccino. Più che altro perché io, ripeto, ho un problema con peli, capelli, cose, sono ossessionata e quindi ogni volta ho lavato anche la cuccetta perché il signorino ci aveva fatto la plim 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 plim. Quindi ora Ami per il momento è senza cuccetta. Tra l'altro questa, ripeto, migliore scoperta del secolo, perché piuttosto che usare il mocio, appunto, uso questa. Faccio prima, almeno quando devo lavare così, insomma, non proprio a fondo a fondo a fondo. Ragazzi, io non so come dirvelo che sono una donna di casa perfetta. Tra l'altro prima di uscire mi ero anche fatta questa, che è tutta una zuppa, ci ho messo anche i germogli di soia, la carne, le verdure, i funghi. Quindi questo poi quando mi faccio il riso me lo mangio insieme. E tra l'altro è relativamente presto, perché attenzione, per me questo è presto. Quindi credo adesso mi farò la doccia, mi strucco e poi mi metto a vedere qualcosa. Buongiorno ragazzi, oggi mi trovate già pronta e preparata, anche perché è già tardino relativamente e dovrei uscire al più presto. Infatti adesso mi vesto subito e vado. Oggi ho una missione, infatti devono venire dei miei amici da Roma. Primo, mi porteranno delle cose, quindi avremo un po' di rifornimenti. Secondo, mi hanno appunto chiesto questo favore oggi perché apre un pop-up store, quindi un negozio che è aperto per un periodo limitato, della Supreme qui a Seoul, con tutte delle cose esclusive bla bla bla, e quindi vado a vedere questa realtà. Allora, non ho mai fatto questo tipo di attività, quindi sono un pelino spaventata perché ho paura di ritrovarmi tipo un branco di uomini incalliti per prendere le loro maglie Supreme. Però sarà un'esperienza da aggiungere al bagaglio, quindi io ho detto non vi prometto nulla, cioè se trovo qualcosa bene, se riesco a mettermi in fila bene, altrimenti insomma ci abbiamo provato. Quindi ci andiamo a provare, come sempre io non mollo, prima provo e poi dico se è andata bene o se è andata male. Il caffè dove volevo andare ovviamente è chiuso, quindi ho ripiegato su questo che comunque è carinissimo. Ci ero venuta con Jenna dopo che abbiamo fatto la lezione di pittura. C'è anche un libro da usare come cavalletto. Tanto mi tolgo le cuffiette, perché sennò ho sempre paura che urlo e non capisco cosa sto facendo. Però mi sono presa il mio solito vanilla ice latte. Perfetto. Aggiornamento, apparentemente non si può fare la fila se non hai la reservation, quindi io mi sono messa, sono stata un'ora e niente, cioè è passato un tizio che non era coreano, quindi ne ho approfittato e gli ho chiesto così perché stava chiedendo ma voi che orario avete della reservation? Io ero tipo, io non ce l'ho, cioè sapevo questa cosa ma mi era stato detto che potevo anche mettermi senza. Invece non il weekend, ma non so quanto duri questo pop-up, magari ci ritornerò. Comunque in tutto ciò, avete presente il tizio con cui ero uscita l'altra volta? Avevo messo una storia taggando che ero qua vicino. Mi scrive anche io sto venendo qui. Ho detto vabbè, non lo incontrerò mai nella vita. Mentre ero in fila chi vedo passare? Tutto su te perché ovviamente fa caldo. Però è stato così random. E poi ho scoperto il lieto evento. Quindi vabbè, mi farò un giro qua. Ross è occupata, quindi neanche con lei. Tornata a casa, non ho perso tempo. Mi sono già struccata. E mentre che ero per la via di casa ho visto un reel e ho sbagliato, perché Mom's Touch, che è una catena che fa fast food qui, ma io non l'ho mai assaggiata, quindi ho detto devo assolutamente provare. Quindi prima accendiamo la luce che non si vede niente. Dovrebbe essere arrivato. Yes. Che poi hanno dato che qua c'è sempre anche la bibitina. E quindi proviamo ora. Non ho ancora mangiato niente oggi. Alla fine ho detto vado qui, vado di là. Al caffè ho preso solo da bere. Stamattina non ho fatto colazione perché ho detto devo andare in questo posto. E poi non ci sono più andata. Vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, queste sono patatine bruttine, devo dire, eh. Moscette e vabbè. Poi ho preso il panino con lo shrimp, quindi col gambero, e quello col pollo fritto, perché lo voglio troppo provare. Poi proviamo prima pollo o gamberi. Prima forse quello col gambero perché è più delicatino. Sembra buonissimo.
Allora, buono, ma non sento il gambero perché c'è sta salsa alla senape che io adoro. Buonissima. Però non c'entra niente col gambero. Cioè, sopra e sotto, troppa. Purtroppo questo non ci ha soddisfatto. Non ci ha soddisfatto. Di sottofondo abbiamo sempre i cesaroni qua. Adesso questo è gigante, però perché ne ho presi due? Ma cosa avevano nella testa? Allora, vi devo mettere il flash per farvi vedere l'interno del panino. Ho preso questo col pollo e il cheese. Sempre poi pieni di cetriolini e di salse. Cioè, sono belli pieni. Cos'è che è dolce? È la salsa. È il pollo. Non capisco. C'è qualcosa che non va. Forse era meglio l'altro. Ho messo World War Z perché era una vita. Sapete quando avete tipo quei film in mente? Questi giorni me ne stanno venendo tantissimi, quindi sto riguardando tutto quello che già so praticamente. Mi serve un po' di comfort. Quindi mi sono rivista tipo La fabbrica di cioccolato. Sapete quelli che dite, insomma, sono un po' così. Orgoglio e pregiudizio, che è assolutamente uno dei miei preferiti. Cioè, se mi dovesse chiedere qual è il tuo film preferito, oltre, vabbè, come sapete, Avatar e tutto. Bellissimo, oddio, lo riguarderei adesso. Per quanto riguarda gli horror, mi piace tantissimo tutta la catena di The Conjuring. Però magari lo rivedrò più avanti, perché non so, io ho questo blocco che non riesco a vedere i film horror da sola. Non perché io abbia paura, ma proprio non te li godi. Non so come spiegarvelo, quindi aspetterò qualcuno, lo vedrò insieme poi. Poi questi giorni mi ero venuta voglia di vedere Hercules, quindi l'ho visto. Monsters & Co. Così a caso, eh. Perché poi non mi è neanche mai particolarmente piaciuto. E oggi World War Zero. E adesso, ragazzi, è giunto il momento di fare un grande passo. Che questi mesi, l'avete visto, non sto più facendo le unghie. E ok, le mie sono ricresciute fortissime. Cioè, letteralmente questa non si spacca neanche a volerlo. E a me poi crescono tantissimo, quindi io me le limo spesso, insomma. Però ho notato che ci vanno un sacco di pelucchi e schifezzine sotto, quindi mi fa schifo e devo intervenire. Devo intervenire e purtroppo tagliare tutto. Quindi torniamo alle unghie al polpastrello. Non lo so, ve l'ho detto, da quando vivo da sola sono ancora più malata del pulito di quello che ero prima. Perché lo sono sempre stata, mi ha sempre disturbato tantissimo la non pulizia, il non ordine. Ma da quando vivo da sola, sapendo che posso gestirlo effettivamente io, tutto dipende da me, anche perché nessun altro tocca niente, nessun altro entra in questa casa, è diverso, c'è una responsabilità diversa. Quindi mi sono armata di tronchesino e taglierò, ragazzi, inizierò proprio dal pollice. Era un po' di giorni che lo volevo fare e invece eccola qua. Limo uno e poi passo tipo il buffer. Tadam!